CIGEP 2020, ci troviamo alla Hall Sud di questa manifestazione accanto alla Gelato Arena, dove si stanno svolgendo i campionati mondiali di gelato, e ci troviamo nello specifico allo stand di Borsci San Marzano Amaro del Capo. È lo stand di Fratelli Caffo Distillerie. Siamo in compagnia di Paolo Raisa, il direttore commerciale dell'azienda. Paolo, benvenuto. Grazie, buonasera. Parliamo intanto di San Marzano Borsci, l'elisir che ha fatto storia sul territorio italiano nel comparto Horeca. Un graditissimo ritorno. Sì, il gruppo Caffo ha acquisito questo importante brand, questo brand internazionale da alcuni anni, e stiamo investendo molto sul rilancio. Proprio per questo siamo qui al CIGEP, dove ci permette di arrivare alla clientela più specializzata, quindi pasticcerie, gelaterie, bar, e diffondere quello che è la versatilità del nostro del consumo di Borsci San Marzano, dell'elisir Borsci San Marzano. E devo dire che c'è stato un ottimo riscontro, soprattutto anche da una fascia giovane che non conosce il prodotto, ma grazie alle degustazioni ha apprezzato molto la qualità di questo prodotto importante, che è sempre molto apprezzato. Elisir Borsci San Marzano, come dicevo prima, ha fatto la storia italiana nel comparto dell'Horeca per la sua bontà, per la sua distribuzione e il suo abbinamento spesso proprio con il gelato nei decenni addietro. Parliamo per un attimo, tornando indietro, della storia della distilleria dei Fratelli Caffo, un'azienda che ha oltre 100 anni. Sì, dice bene, l'azienda ha oltre 100 anni, è un'azienda che ha iniziato a distillare in Sicilia per poi trasferirsi in Calabria, dove era una zona vocata alla produzione di vino, e lì ha iniziato a produrre i primi distillati, i primi liquori. Poi ha cominciato a crescere, a diffondersi nel territorio, e ha cominciato poi a proporre il vecchio amaro del capo. Vecchio amaro del capo che, diciamolo una volta per tutte, fa riferimento al Capo Vaticano. Sì, in effetti anche in etichetta riportiamo il Capo Vaticano, e in etichetta riportiamo liquore d'erbe di Calabria, proprio perché l'azienda ha sempre fatto della propria produzione una valorizzazione del territorio, quindi oltre che il territorio vero e proprio inserito in etichetta, anche la produzione, quindi tutte quelle che sono le piante, i fiori, le radici che vengono lavorate fresche proprio dal territorio. Tutti i nostri conferitori sono quasi tutti calabresi. Solo Luca Sardella, colui che ha scritto il vostro jingle per la campagna pubblicitaria, non è calabrese, ma ha ben rappresentato il vostro brand con un jingle che è diventato di successo fin da subito. Ma diciamo che ormai è alcuni anni che collaboriamo con Luca Sardella. Nel corso degli anni si è incrementato questo rapporto, anche perché lui nasce, oltre che nel mondo dello spettacolo, è anche un ottimo agronomo e quindi conosce bene le qualità dei nostri prodotti, come vengono lavorate, e le valorizza anche lui molto nei suoi programmi. E allora, Paolo, intanto io desidero ringraziarti, parlerei per ore di Amaro del Capo, delle 27 erbe da cui si traggono poi l'infusione del prodotto e così via. Diamo però la giusta dimensione a questa intervista, e dunque per chiunque desidera avere maggiori informazioni rispetto al vostro prodotto, alla rete commerciale, ai rivenditori, qual è l'indirizzo di posta elettronica da poter indicare senza alcun impegno? È info@borsci.com. Grazie Paolo, noi ritorniamo sul territorio per fare altre interviste, parleremo di Amaro del Capo, di Borsci e di Fratelli Caffo Distillerie su Il Fuori Casa, il nuovo bimestrale dedicato all'Horeca e al food service.